Parliamo invece di canzoni travisate. Potete segnalarle a a.prevignano@dj.it. Da chi partiamo, Previ? Partiamo da Elisa 03, Elton John, Benny and the Jets. Siamo proprio nei primissimi anni di attività di Elton John, qui. Sì, diciamo, nei primi album. Michelle Obama ha come obiettivo da diversi anni, come voi sapete, quello di sensibilizzare grandi e piccini verso una cultura alimentare più sana. Vero, tipo, vero, una delle sue battaglie alla Casa l'orto Bianca. L'orto alla Casa Bianca. Esatto. Che però era l'orto suo. Infatti, cioè, questo è l'orto mio. Orto mio. No, lo dice, sì, lo diceva più Barack. Barack diceva... Che Michelle, quello è orto mio. Trump poi ha sbaraccato tutto. L'orto suo. Ha preso Barack e sbaraccato tutto. Era il bio-orto. Era il bio-orto. Bio-orto presidenziale, naturalmente. Fermi. Ora se... Vai, ti fermi. Ora si è lanciata in una campagna contestatissima, quella del barbecue 3.0, dove la carne viene fatta bruciare per raccogliere i resti carbonizzati e farli diventare dei gustosi stick da passeggio ad alto tasso cancerogeno. Apriti cielo, quei barbosi dei vegani. Fanno protestare al TEDx, dove l'ex First Lady sta parlando. Ma Elton John, suo fan numero uno, strappa il megafono al dimostrante e urla: Michelle sa fare la bistecca sul falò. Che è un classico di quando fai il barbecue che ti stufi ad aspettare che la fiamma si spenga. Max Giorgi, Venom, Schizzo. Vabbè, ho sentito pure. Sì, roba. Non dico musica, però suoni. Leggera. Intervista Round Table al Monsters of Rock. Il giornalista domanda: qual è stato il momento più trasgressivo che avete vissuto? Slash risponde: dopo essermi fatto innumerevoli cinghioni di traditrice, ho avuto le allucinazioni, credendo di essere inseguito da un alieno dalle fattezze di Predator. Ho iniziato a correre nudo per il resort e ho sfondato una porta a vetri. Tra l'altro, usando una cameriera come scudo. Vabbè, è andata così. Vero, tra l'altro. Nicky Six dei Motley Crue dice la sua: dopo tre barelle di infingarda sono andato in overdose, sono stato dichiarato morto per 2 minuti e dopo 2 iniezioni di adrenalina mi sono ripreso, sono scappato all'ospedale, sono arrivato a casa e mi sono fatto un altro overdose. Bravo, vero anche questo. La vita si girano verso Cronos che sta facendo colazione con i cereali e dice: sono un grande rocker, io mischio riso e latte. Sicuramente campi di più. Sicuramente. Ruiz Latte. E chiudiamo con Elisa 03 per Gem Sirens. Oggi è la sua giornata, grande Elisa 03. Eddie Vedder insegna la frugalità al figlio. Figliolo, ti mostro un po' di cose. Quando ti soffi il naso, conservi i fazzoletti di carta per poterli riutilizzare come tovagliolo. Se devi arredare la casa, ruba nel cortile del rigattiere. Usa le vecchie riviste come tavolo da pranzo. Stacca il frigo e usalo come scarpiera. Fa la doccia una volta al mese vestito, così fai anche il bucato. Questa è la mia idea. Non usare la carta igienica, ma a nottetempo lavati ai nasoni. Se proprio devi, usa lo sciacquone solo una volta al mese. Mangia le scatolette dei gatti che guarda che non sono. Ma perché dobbiamo risparmiare, papà? Se il nostro patrimonio di famiglia è stimato sui 65 milioni di dollari, vero, tra l'altro. Ma sei un ingrato. Come si vede che non hai conosciuto la guerra? Ma quale guerra? La guerra con l'algida per riavere il Winner Taco. Ma cosa ne vuoi sapere tu? Vabbè, papà, mi dai $2? Sì, ma fateli bastare fino a settembre. Un abbacchiato Vedder Junior si allontana mormorando: maledetto Spilorcio. E un entusiasta Eddie Vedder lo saluta dicendo: ehi figlio, bravo, via dai soldi. Fatto caso, avrebbe detto Danilo, che parlano male dei soldi solo chi i soldi ce li ha. Ma i soldi non contano, perché ce li hai. Torniamo con Heatwave Boogie Nights. Accidenti. Annalisa, Mon Amour e Garcon. Era il Calboni, Tre Scotecces. Ho visto recentemente la parte in cui loro arrivano a Cortina e Fantozzi chiede: ma l'albergo? Ma quale albergo, Puccettone? Faranno a gara per invitarci a casa. Che meraviglia. Allora, compito a casa oggi: rivedere tutti un Fantozzi. Previ, ci hai promesso Heatwave Boogie Nights, segnalato da Tommy.
ed è subito venerdì. Ma che bella, è no? Johnny Wilder degli Heat Wave, in qualità di osservatore del Liverpool, è il più convinto sostenitore di José dos Santos Soares Silva do Maria do Nascimento Nazario Evangelista Felipe Lima de Moraes. Detto Egidio, il fantasista noto sul lungomare di Fortaleza. Quello che vuole il nome sulla maglia per esteso. Che pretende che sulla maglia ci sia il nome per esteso. Ma Egidio ha avuto un'allettante proposta dal Como. Ma come è undicesimo in Serie B, fa notare Rihanna, presidente. Che cosa gli avranno mai promesso? La fornitura di cerchioni in Lega. Proprio... è una passione la sua, ingestibile. Noi cosa abbiamo messo sul piatto, chiede preoccupato Johnny Wilder. Un tradizionale contratto dei nostri, cinque buoni pasto da 5-16, una forma di parmigiano del Wisconsin originale. E un abbonamento a Micromega. E voi pensate di trattenere un talento di quel calibro con un'offerta miserabile così? Risponde Wilder, per poi sbottare e dire: Como no, cazzo, deve stare. Come con così si che l'hai convinto, Como, che è uno dei proprietari più ricchi d'Italia, sappiatelo. Io andrei al Como, o sì, lui andrei al Como. Ancora Filippone Ava Max, Sweet But Psycho. Se non erro già travisata, ma potrei sbagliare. Ava Max una cosa esige: quando va in Der Posticino vuole un po' di tranquillità. Nei bagni di Coachella si reca con gli appunti del saggio l'equazione di Einstein e la soluzione di Schwarzschild. Ma scusami, ma nel bagno chimico come fai? Fisicamente a leggere, pare che però aiuti, tutti vanno a leggere là. Vabbè. Assisa sul trono chimico, prende il laptop, inforca i bifocali e si prepara al bisognone assumendo la postura. Tutto attorno silenzio e tranquillità. La condizione ideale per produrre concetti innovativi sui buchi neri, la singolarità della relatività generale. A un certo punto sente dei passi. È quello col casco da saldatore dei Daft Punk, che a gran manate cerca di abbattere la porta. Ma è quello che è esploso? Sì, quello che è esploso. Per forza perché esploso. Non lo facevano entrare, certo, poraccio. Sempre occupato, poverino. Abbandonando ogni velleità saggistica, Ava Max chiede: chi è, santo cielo? E quello col casco da saldatore dei Daft Punk risponde: sono quello col casco da saldatore dei Daft Punk. Sono quello col casco da saldatore dei Daft Punk. E Ava Max lo veicola fuori dalla latrina, proprio portandolo per l'orecchio, dicendo: se vuoi pisciar van bene i secchi. E poi Scettico Blu, Nothing But Thieves, Welcome to DCC. Connor, ascolta, dice Luciano Cianosa, Connor Mason, per i Nothing by Thieves, But Thieves, ho pensato a una campagna pubblicitaria basata sul rischio di prendersi dei pugni in faccia. Ah, bella. Ma spiegati meglio. Allora, voi vi mettete nel centro dei Piccadilly con dei cartelli con su scritto: colpiscimi forte. Colpiscimi, così. Ma che senso ha? Ma perché? Sicuramente troveremo qualche matto che ci fa male, forte, ma naturalmente. E poi, che tipo di ricaduta avrà sulle vendite? C'è uno sponsor che il ristorante Il Vibrione è disposto a pagare 400 euro per ogni saccagnata che riceverete. Minchia, faccio in cambio di un bar, prendo io. Il giorno dopo, Mason gonfio come una zampogna, torna a casa, la moglie dice: ma che ti è successo? E lui, tumefatto e felice, risponde: a un cazzotto di sì. Inteso proprio come di sì. Non si nega a nessuno, via. Anzi, porgi l'altra guancia, certo, per 400 euro. E concludiamo con Duke da Torino, Peter Rodriguez, Soy el Rey. Che paura sta roba, che paura. Aia, c'è anche il sole oggi a Roma, questo. Aia. Monica Linchieté, popstar lituana, telefona a Peter Rodriguez perché la biancheria che ha lavato è rimasta umida. Che faccio? Ce l'hai l'asciugatrice? Ma che sono anni che litigo con mio marito, non me la vuole comprare. Niente. Ne avevo trovata una di classe G, la classe più rumorosa e inquinante, e con la maggiore dispersione energetica del mondo, era alimentata a plutonio, ma niente, era un'occasionissima, 75 euro, dovevi andarla a prendere all'Aquila. Che figurati, la presi e la pagai da Voltaire. La presi e la pagai.
dai. Ma poi è intervenuto mio marito. No, sono magnotta. Poi è intervenuto mio marito che mi dice: no, che ci serve? Mi è venuto un nervoso che mi scrivo ai terroristi. Che poi mi dice: ma piatti il frigorifero. Io ho detto: ma che me ne tengo a fare il frigorifero se ce l'ho? Ma perché mi volete appioppare la roba a me? E poi seguono le cose. Vabbè, scusami, Pete, come faccio con questi panni bagnati alla fine? Ma è bagnato, chiede Pete Rodriguez. Ma la lavatrice ha centrifugato giusto? Dai, che palle! E quanto ce n'è di sto bucato? In che senso, chiede la Linkite, e Rodriguez, indispettito, risponde: come l'hai sentito il bucato? Il bucato lo hai tra i coglioni. Le balle, questo tempo non si asciuga. Bravissimo Premi, bravo Patrizio, ma bravi come al solito i nostri travisatori.